ha preso il via nella biblioteca della regione la rassegna Piemonte da leggere, serie di incontri per presentare al pubblico volumi di autori ed editori accomunati da un unico filo conduttore. Il primo appuntamento è stato dedicato ai romanzi storici, con L'incantesimo e la spada di Alessandro Cerutti, Tre giorni a luglio, un'amicizia nei giorni della Repubblica Astense di Livio Musso e Un gatto sul sabotino di Simonetta Satragni Petruzzi. Tre giorni a luglio è un romanzo storico, l'amicizia di due ragazzini astigiani si svolge nel 1797, che vengono presi in mezzo dai fatti che hanno portato un gruppo di giacobini astesi a combattere per il popolo contro gli abusi del potere. Questi tre bambini si trovano separati per storie loro familiari, per cui diventano nemici nella loro giovinezza. La Repubblica Astese, durata solo tre giorni, è stata tradita da molti. I protagonisti sono stati tutti fucilati e li ha ricordati per primo Giosuè Carducci nel Carme Piemonte con la famosa frase: Asti repubblicana, fiera di strage gotica dell'era di Federico.